Ciao a tutti amici del canale, bentornati. Oggi siamo qui per un altro video tutorial. Questa volta utilizzerò questa sfera che avevo trovato nella Creativity Box per fare appunto una pallina natalizia. Allora, in fiera Hobby Show Roma ho comprato questo mini presepe. Devo averlo preso da Miniature d'Arte. Poi questo angioletto e queste tre stelline d'oro. Quindi voglio andare a riprodurre nella mia pallina un mini presepe. Vediamo che cosa, se riesco a farlo, lo facciamo insieme. Non ho mai fatto una pallina, per cui boh, vediamo cosa esce, se esce una schifezza o se esce qualcosa di buono. Allora, prendo un panno e gli do una spolverata. Allora, la pallina ha un diametro di 10 cm, sono facilmente reperibili presso i fai da te. Diciamo che non è semplice, vediamo se riesco a prendere uno scotch per fare la base su cui appoggiare la pallina. Ok, così dovrei riuscire a lavorare un pochino meglio. Allora, come prima cosa devo andare a creare appunto la base su cui applicare il mio presepino. La mia idea è quella di ricreare la neve utilizzando del cotone, una roba del genere, e per attaccarlo vado con la Vinavil. Per appunto restare in tema della Creativity Box, per usare la Vinavil utilizzo questo pennellino della Giotto che era nella Creativity Box, che non è un pennello di buona qualità, insomma. Allora, c'ha tutte anche le setole che sparano, quindi diciamo che va bene per fare questi lavoretti. Mi sono munita di un piattino di carta per andare appunto a mettere la colla e iniziamo il nostro lavoretto. Poi la mia idea era anche quella di buttarci sopra dei glitter oro. Ok, dai, non può andare. Vado ad attaccare il presepino al centro, quindi il mio bucherellino appunto poi per appendere la pallina è qua, quindi lo vado ad attaccare qui in mezzo. Vado di colla a caldo. Poi ho quest'altro angioletto e vado ad appenderlo da un lato. Potrei metterlo qua così, quindi vado sempre di colla a caldo e lo attacchiamo qua. Allora, le tre stelline dovrei trovare un modo per attaccarle. Allora, potrebbe essere un'idea di provare ad attaccarle così con la colla a caldo, oppure attaccarle, forse qua dietro è meglio, attaccarle così. Vediamo se è una cavolata o se si riesce ad attaccare. Si è attaccata e attacchiamo le altre due. Poi, già che ci sono, vado ad agganciare un pochino l'ala dell'angioletto contro qua, di modo che non si sposti. Ok,
ora viene la parte un po' più complicata, quella di chiudere la pallina e sigillarla. Allora, intanto la chiudo. Allora, per sigillarla ho a disposizione dei nastrini colorati. Allora, mi piace questo con la scritta Merry Christmas. Questi sono dei nastrini della Lidl che ho rubato a mia sorella. Allora, niente, vado ad attaccarli con la colla a caldo. No, è carina, dai. Allora, essere ancora più precisi, si poteva attaccare dietro almeno la parte qua una bella stoffa colorata, magari azzurra, di modo che faceva il cielo, però dai, anche così non è male. Ora qui sopra devo appunto fargli il nastrino per appenderla all'albero. Allora, ho questo sempre della Lidl con sui fiocchi di neve. Vediamo se riusciamo a farlo passare all'interno del buchino. Oh, sì, passa. Taglio un po' abbondante, perché se sbaglio almeno. Allora, cosa vado a fare? Praticamente adesso qui in alto vado a fare un nodo in questo modo. Qui poi vado a tagliare. Prendo un accendino per andare a rifinire il bordo qua del nastrino, per non farlo disfare. Mi raccomando, fatelo se siete adulti, se no fatelo fare a un genitore, ecco, proprio leggermente, giusto per bloccare. Ok, quindi abbiamo anche il nastrino per appenderla. E volendo potremmo fare anche un bel fiocchettino da mettergli qua. Con questo nastro oro direi che non sta male. Allora, i fiocchettini, vediamo se riesco a farlo. Quindi ora andiamo a fare il fiocco. Per fare il fiocco dobbiamo fare con un pezzo di nastrino una specie di diciamo come mettiamo la, mi viene più semplice da dire, come mettiamo la sciarpa, quindi in questo modo. Poi con un nastrino più sottile, io sto usando un nastrino di riciclo, quindi potete usare anche lo spago, per esempio. Io lo spago per adesso non so che fine gli ho fatto fare, non lo trovo, e quindi vado con questo nastrino. Dobbiamo fargli il nodo. Faccio due per sicurezza. Ok, e questo è il mio fiocco. Ovviamente poi posso tagliare
le due codine e sempre con il mio bel accendino vado a bloccare i fili. Questo quindi è il mio fiocchettino. Carino. Questi dietro si possono tagliare, quindi eliminare del tutto, oppure utilizzare come cordino per attaccarli. Quindi io riprendo la mia pallina e vado ad attaccarlo qua alla base. Quindi giriamolo al contrario. Prima di fare un secondo nodo controllo davanti com'è, se mi va bene, perfetto. Quindi faccio il secondo nodo e tiro forte forte di modo che non vada più a muoversi. Ok, quindi taglio anche qua il nastrino e blocco tutto con un punto di colla caldo. Perfetto, tanto poi questo rimane dietro la pallina. E per essere ancora più precisi, vado a mettere un puntino di colla qua sotto e attacco la gala. Poi i fili di colla li tiriamo via. Dai, per essere la prima pallina che realizzo sono soddisfatta, la trovo molto carina e penso anche abbastanza semplice da realizzare. Se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su al video, mi raccomando, iscrivetevi per continuare a seguire i miei tutorial e ci vediamo al prossimo video. Ciao!